Eccolo. Complimenti per la tua prima live, grande, grandissimo. Grazie. È la prima live di Alessio, quindi se ci seguite parliamo di cose belle, promesso, non vi annoiamo. Mandolino Supremo, buongiorno, buongiorno. Bello, Mandolino Supremo, carino, mi piace. Dai, comunque sia bello vedersi, anche se siamo, diciamo, su Instagram, perché sei giovanissimo. Alessio, quanti anni hai? 15. E poi? Cioè solo 15, ne ha solo... Quindi sei del 2006? No. 2005, quindi ne fai 16. Sì. Allora è bello. Dai, quindi questa diretta, come ho detto adesso, è la sua prima diretta, dopo rimarrà, quindi la potete guardare dopo, ma noi intanto parliamo di cose varie ed eventuali. Qui c'è un Tramax che dice bella pure tu. Siamo in diretta per parlare di cose belle, promesso. Intanto, allora, partiamo dal fatto che c'è una roba che ci accomuna, non ce n'è una, ma ce ne sono due, credo. Sì. La prima è, partiamo da un po' lontano, no? Cioè, la prima è che tu sei un batterista. Sì, esatto. Io almeno qua ho le bacchette. Anch'io ce le ho qua. Grande, ce le abbiamo. E sono batterista. Domanda, da quanto tempo suoni la batteria? Suono la batteria da... Allora, io lo chiedo di suonare la batteria da quando avevo 5 anni. Che in pratica ero andato con la mia famiglia ad una sfilata dei carri di carnevale e alla fine della sfilata, diciamo, c'era un gruppo che ha suonato delle canzoni e tutti ovviamente guardavano il cantante, il leader del gruppo. Io invece ero fissato col batterista. E allora da lì ho chiesto ai miei genitori di portarmi in una scuola di musica per imparare a suonarla anch'io. Loro all'inizio non hanno accettato, perché cioè, a 5 anni uno dice vede una cosa e la certo. Vuole fare anche lui. Poi a 5 anni c'è cioè, proprio... E invece poi io ho insistito, sono riuscito a convincerli a 7 anni e da quando avevo 7 anni ho iniziato a suonare. È stato un amore a prima vista. Le cose che è così, tipo mia mamma, io nasco come giocoliere, ho fatto tanti spettacoli dal 2000, faccio spettacolo più o meno, e ho iniziato con le feste di compleanno, il naso rosso, le animazioni in piazza, in casa, non c'erano i baby parking, andavi direttamente a casa degli altri, e mia mamma mi ha sempre detto, io non ti ho mai parlato al circo, perché ti piacciono queste cose? Non lo so perché succede. Adesso io ho una domanda per te, ma com'è nato il tuo personaggio? Perché è molto particolare il tuo personaggio, quello che hai portato anche a Got Talent, il tuo fratello gemello. Il mio fratello gemello. Esatto. Ma intanto è un personaggio che faccio da tanti anni, è nato nel 2009. Dopo varie cose, vari tentativi di personaggi, ne ho fatto tanti altri. Questo è nato ufficialmente, ha debuttato da teatro nel 2009, ma è nato intorno al 2005. Non c'erano ovviamente i baffi, non c'era il cardinal rosso, era molto più serio prima. Ed è nato legato a un numero di giocoleria, perché io ne so come giocoliere, ho voluto legarlo a un numero di giocoleria proprio con questi anelli da giocoleria arancioni. Guarda quanto sono contemporaneo. E quindi così. Poi nel 2009 è nato, poi un po' ha fatto la muffa, un po' ci ha lavorato, un po' poi 2 anni fa ha scoperto la bomba. Nessuno se l'aspettava, neanche me, ecco, in poche parole così. Intanto il talent, no? Italia's Got Talent. Io ho vissuto un talent un po' diverso dal tuo, come costruzione, diciamo, e mi piace perché la cosa che c'è comune è che la passione che abbiamo, diciamo,
il mio è proprio un lavoro a tempo pieno e lo è diventato, no? Ci ha portato poi a avere in comune il talent, che è una cosa proprio stranissima, perché poche persone fanno un talent in una edizione, quindi siamo anche abbastanza fortunati. E come descrivi in poche parole, tu entri e... Allora, io avevo già visto il teatro nelle prove e già lì è stato bellissimo, perché mi sentivo dentro il programma, non so se hai vissuto anche te questa cosa. E poi quando, però ovviamente prima al posto dei giudici c'erano gli autori, no? E poi invece quando sono entrato che ho visto i giudici, cioè lì proprio ero emozionatissimo. E li vedevo, poi ero illuminati loro, li vedevo come delle macchie bianche, non vedevo neanche bene loro, e però cioè davvero poi mi sentivo proprio, ero dentro al programma ed era proprio una sensazione unica che credo. Sì, questo lo dico per tutti, io ho fatto altri programmi TV, li ho fatti anche prima del talent, ne ho fatto uno già nel 2006 in Rai. Diciamo che vedere il programma in televisione è una cosa, vedere poi, tocca a te, ti fanno entrare e dopo quel plaid, quella tenda, ti apri e ciao, è proprio un'altra cosa che finché non ci vai non lo sai, secondo me sono quelle cose che le puoi descrivere, ma la sensazione è proprio stranissima, quindi bene, bello già questa cosa qua, perché poi come tipo una... Domanda così, perché magari qualcuno ci potrà chiedere, ma iniziamo a... Cioè, avete domande, chiedete, perché noi rispondiamo, stiamo tutto. Sì. La domanda che ti faccio è... Un saluto da Sassari, ciao Vanni! Domanda, sei mai stato a Sassari in Sardegna, Alessio? No, purtroppo no. Cioè, il viaggio più lungo che ho fatto in realtà è quello di Roma, quindi... Recuperiamo presto. Qui siamo qua con mio amico Alessio, che ha fatto il Terra's Got Talent. Ti hanno soprannominato il premio Manolesta. Domanda, così capiamo. Saluti dalla Puglia. La Puglia sono stato molto bella la Puglia. Peccato, devi venirci. Dove? A Sassari. Torno, tranquilli che torno. Certo, ma arrivi pure Alessio. Stiamo parlando di passioni. Cioè, Alessio è un batterista che da 5 anni gli esplosa la bomba per la batteria. Siamo tutti batteristi. Adesso faccio una domanda a chi sta seguendo questa conversazione tra me e Alessio. Io sono un batterista provetto, non so fare praticamente niente, cioè metto le cuffie, imparo una roba, magari la faccio, è male. Alessio è un batterista serio, cioè è uno che da 5 anni che suona la batteria, ne ha 15, soprannominato Manolesta, ma tutti, e qui chiedo di confermare chi sta commentando, chi almeno al semaforo, se in macchina, chi tamburella il volante, perché lo fate. Comunque ho visto che c'è una domanda per te, che è: Nicola, ma è vero che tu hai fatto anche Got Talent Spagna? Ma dove l'hai vista? Sei velocissimo adesso, io non l'ho. No, è nello spazio delle domande, nel fumetto. Infatti io ho visto perché c'era la notifica lì. Pazzesco, io non so di cosa stai parlando. È vero che hai fatto Got Talent? Got Talent Spagna. Spagna, Francia, Germania. Quindi sì, la fortuna di portare... Se questa cosa può valere per te, se un batterista non hai un linguaggio universale, e quindi potresti, chi lo sa, te lo auguro. Io sì, sono stato in questi talent fuori dall'Italia. E invece io ti volevo chiedere, ma cioè, ci sono delle differenze fra anche tutto il dietro le quinte, eccetera, di questi vari talent, o è tutto uguale? Generalmente sono tutti uguali, hanno proprio tutti una struttura precisa, alcuni hanno più cura di alcuni dettagli magari particolari. Io mi ricordo in Francia, molti dettagli per i video prima, quelli che ti accompagnano, che ti presentano, tanti video in giro, proprio tanti video in giro. Domanda,
Tu i giudici come ti hanno premiato al talent? Ho preso 4 sì. Cosa ti ha detto Bastianic, che lui è un musicista gasato? No, Bastianic mi ha detto, allora, perché io avevo fatto la mia challenge sulla velocità e poi dopo di quella Bastianic mi ha anche chiesto di suonare anche a cappella al momento un brano musicale. Vedo che hanno scritto: meno male che non c'era Autovelox, perché è la frase famosa. Ah, che... come ha fatto Justin Hick, ti salutiamo Justin Hick della tua edizione, il Golden Buzzer di Mattano, un altro che ha passioni, ha creato dei mostri, continua a essere sempre a creare, chissà cosa sta creando adesso, perché quello lì è uno che crea tutti i giorni, secondo me, grandioso. E quindi sì, hai anche improvvisato, perché si sa che i batteristi improvvisano. Intanto una roba velocissima, sia Alessio qua sopra che io abbiamo dei canali YouTube, se volete vedere cosa facciamo nei nostri canali, cercate, no, trovate. Intanto ciao Alessio, chi erano i giudici al talent? Signor Carloni, erano Nick, perché se leggi bene è Carloni, cioè Carlo Nick McBrien, mazzo, difficile. I giudici qua, erano Giustini, che è cattivissimo, io non la so fare quella roba lì. No, io sì. Lo fa lui, adesso lo sa. E dice, sì, i giudici erano Mara Maionchi, Joe Bastianic, cioè appunto, Frank Matano, Federica Pellegrini. E poi c'era un quinto giudice, siccome erano gli ultimi artisti dell'edizione del 2021, allora c'era anche un quinto giudice d'eccezione che era Enrico Papi. Si è fatto proprio tutta una carrellata, anche perché i giudici, diciamo, hanno questa... loro non sanno chi ci arriva sul palco, no? Mari sanno Alessio. Sì, hanno il nome, il cognome, vedono la batteria, no? È stranissimo, quindi... Comunque, stavo dicendo, io ho una domanda per te, bella, e per... intanto uno ha detto, ha scritto Alessio Mandi, ti saluto come nasce parte del nerd, l'abbiamo detto prima, è un personaggio dal 2009 che è in giro, e vi invitiamo quindi su YouTube, guardatevi i video, sono... tipo nel mio ci sono delle avventure, da poco ne ho pubblicate due nuovi video e lunedì esce il terzo. Se vi piace la comicità visual non verbale, la semplicità assoluta, c'è mio fratello, quello lì che ha il cardigan rosso, che fa dei video, e trovate il link in bio, ad esempio su Instagram. Stessa cosa ho visto nel tuo, Alessio. Sì, quindi seguiteci che ci piace, diteci cosa ne pensate. Ho una domanda per Alessio: hai una band? Ce l'ho, solo che adesso col Covid è un po' un caos riuscire a suonare, e comunque anche se ho suonato con ovviamente vari gruppi, e è sempre comunque bellissimo suonare con altre persone, ed è una cosa totalmente diversa dal suonare da solo, nel senso che quando suoni da solo quando suoni da solo hai certe emozioni, diciamo, mentre quando suoni con qualcun altro ne hai altre, e io tengo parallelamente queste due cose, cioè con le band e con il mio progetto da solista, diciamo. Intanto vedi, Carlo dice: mi è piaciuta la tua performance Alessio quando al talent facevi il BPM. Spieghiamo brevemente cos'è il BPM, perché qualcuno magari non lo sa. C'è una canzone di Jovanotti di qualche anno fa che dice BPM 230. 230, siamo veloci? Abbastanza, per una canzone siamo veloci.
Invece per la mia performance no. Uno standard di una performance alla batteria, una canzone rock, non andiamo sul punk rock o metal, sul rock generale, BPM quanti siamo? Sì, diciamo che una canzone, allora i BPM innanzitutto sono il parametro di misura con cui si misura la velocità alla batteria, e in generale diciamo che le canzoni che siamo abituati a sentire, le canzoni di qualunque genere musicale, rock e comunque di qualunque genere musicale, vanno da una scala dai 60 ai 300 BPM. E io diciamo ho voluto superare questa soglia a Italia's Got Talent e ho cercato di suonare un po' più veloce. E sono però arrivato generalmente una canzone top. Ah, prima avevo detto Paradise City, più o meno quanti BPM sono? Credo sui 120 Paradise City, non vorrei sbagliare. Vabbè, però ok, diciamo che 230 o 250 inizia a essere tanta roba. Sì, sì. Io tra l'altro seguo un batterista, ora non mi viene il nome perché ha un nome di quelli corti, americano, che è molto bello perché lui mi piace perché fa in 5 minuti tutta la discografia di una band. È sì, totalmente accelerato. Qui lui suona, non so se conosci, spero che tu li conosca, i NoFX. Sì, sì. Ok, NoFX fa tutta la discografia, tutta in 5 minuti, quindi di una canzone, ma magari fa un tutto e basta. Però tu sai, il batterista, riconosci che quel pezzettino lì è lì. Bellissimo. Esatto. Allora, abbiamo detto, io volevo adesso, hai pronta quella cosetta con bacchette, quaderni? Sì, sì. Perché Alessio mi ha detto, facciamo un gioco con chi ci sta seguendo? Siete pochi ma buoni, secondo me ci divertiamo. Alessio, non so niente, so che potrà suonare con le bacchette su quaderni, astucci, gomme, diari, non so cosa c'hai in mente, lo sai tu. E noi cercheremo di io cercherò per primo di indovinare la canzone, poi chi vuole la può indovinare. E ci fai vedere su cosa suonerai? Si può vedere? Sì, sì, adesso, allora, in pratica, siccome non potevo suonare sulla batteria in live, non posso suonare sulla batteria vera perché storpia tutto e si sente malissimo. Allora ho preparato diciamo una batteria, in realtà non l'ho preparata neanche tanto, ho preso le due cose che avevo qui intorno e suonerò con due pennarelli, giusto? E suonerò dei ritmi che si riconoscono molto facilmente, in modo che anche se non ho una batteria vera, vediamo se riesci a indovinare quello che sta suonando. Va bene. O tu anche puoi farti aiutare anche. Sì, sì, io allora adesso suona Alessio, che è un batterista, per chi si è appena collegato. Alessio è un batterista. Italia's Got Talent, sia io che lui quest'anno, io due anni fa. Lui il batterista adesso suonerà non la batteria normale, perché sennò è troppo facile, ma soprattutto storpia perché l'audio non è bello. Allora suona con dei pennarelli e dobbiamo indovinare un attimino che canzone è, quindi se mi date una mano io sono pronto. Sì, faccio vedere un attimo. Faccio vedere la batteria improvvisata. Allora c'è un foglietto. Un foglio. Poi un libro, un quaderno, insomma, e poi userò anche il tavolo stesso. Va bene, io sono pronto. Allora, la prima canzone è la più facile, quindi non si può non indovinare. Adesso la sbaglio subito. No, questa non la sbagli sicuramente. Dai, vabbè, sì, questa è facile. Qui parliamo di un gruppo che ha lasciato. Hai visto il film? Sì, l'ho visto. Cioè, già questa canzone è nata nel film, lo raccontano, per un coinvolgimento del pubblico.
Cioè i Queen hanno detto, sì, bravi, suoniamo, siamo bravissimi, no? Brian May, la chitarra, beh, bravi tutti. La voce di Freddie, bello. No? Però dicevano, una canzone che si ricordi nel tempo. Questa canzone è immortale. Quindi We Will Rock You dei Queen è una canzone immortale. Vai, sì. Un'altra, adesso mi hai messo... Adesso un po' più difficile. Vabbè, certo. Falla ancora. Rifalla. Io la so. Allora, la so perché. Per passioni della musica, a casa di mia nonna c'erano i vinili. E io con quei vinili ci ho giocato un sacco quando ero più piccolo di te. E questa canzone è di quei quattro personaggioni, si chiamano i Beatles. Vediamo se qualcuno scrive di chi è quella canzone, molto conosciuta. Abbiamo detto, rifalla un secondo, perché nessuno ci risponde. Sì, esatto, sto guardando anch'io. Dai! E vabbè, ve la dico, anche perché io sono stato a Londra per poche ore, per un provino, l'unica cosa che ho visto è Abbey Road, gli studi, perché dormivo lì vicino, giuro. È la canzone Come Together dei Beatles, ma nessuno l'ha azzeccata, nessuno ci ha neanche provato, ecco, perché avete paura che non indovinate, ecco. Ce l'hai una terza, un'altra? Sì. Vai. Questa non lo so, vediamo se, perché questa in realtà non ha la batteria, però vediamo se la indovini. Vai. Questa al ritmo proprio che è famosissimo, però senza melodia potrebbe essere difficile. Sai che la so, aspetta, intanto spiega che cosa stai facendo che io mi concentro. Io sto praticamente suonando su dei quaderni e Nicola deve indovinare la canzone che suono su questi quaderni semplicemente dal ritmo. Dai, se datemi una Mission Impossible. Esatto. Lui è mio amico, lui è ci segue dall'Austria. E il mio amico Philip from Vienna, grande Philip, io sto sapendo che facciamo anche no. Grande dall'Austria, ci aiutano. Sì, è Mission Impossible. Ne hai un'altra, no? Sì, ce n'è un'altra. L'ultima. Posso andare avanti all'infinito. Lui suona con i pennarelli e noi la indoviniamo, via. Mamma mia, questa è peggio dell'altra. Io sono lontanissimo, rifalla di nuovo. Ma ha un inizio che mi porta su Nirvana, però no. In realtà... prendili in considerazione. Ha un inizio che mi porta a dirti Nirvana, ma invece no. Qui dice video game difficile. Sì, difficile, sì. La rifaccio. Vai. Niente, non la so, mi arrendo. Erano in Nirvana. Sì? Era giusto in Nirvana. Smells Like Teen Spirit, proprio. Io volevo dirtela, però ho detto no, in Nirvana, ok, perché questo inizio, no?
bene, però buona, Bocelli mette in crisi, perché se no è troppo facile, quindi meno male che non l'ho azzeccato, se no sei troppo bravo. Comunque, io ho una challenge per te. Sì. Nel limite del possibile, io ho creato un tormentone che fa parte dello spettacolo teatrale, che è quel turnaround. Cioè faccio giro intorno, no? E mi piacerebbe che provassi a eseguire un ritmo come può essere una parte di una canzone, non è obbligatorio, no? Può essere una roba riconoscibile, come potrebbe essere l'intro di Come Together dei Beatles, no? Sì. Però ho la batteria a 360. In che senso? Cioè, devi avere il Charleston, il rullante, il tom, un altro tom, il timpano. Ah, ok. E la devi suonare mentre giri. Devi riuscire a... Ci sono queste cose, le ho viste già, Però potrebbe essere una cosa da carina. Ci proverò. Va bene. Quindi, abbiamo parlato di un po' di talent, un po' di batteria, e volevamo comunque sia dire questo, cioè che esistono delle passioni. Io ho avuto, mi ha folgorato la passione per la giocoleria, è una cosa che non riesco a giocare stando piccolino, sì, è una cosa che mi ha preso praticamente, e ho giocato quando avevo 16 anni più o meno. E succede che poi ho incontrato la batteria, e hanno fatto un po' una gara. Per un po' di tempo hanno vissuto insieme, poi la batteria si è fermata un attimo e la giocoleria è andata avanti. Io ho studiato il diploma, poi ho fatto una scuola di circo, ho fatto tante cose belle, quindi è una passione. Quindi, se avete delle passioni, come Alessio ne ha una, che tu pensi da grande di diventare un batterista, cioè che sia il tuo lavoro? Ma io spero di sì, però ovviamente non si sa mai, cioè bisogna, non lo so, se lo diventerò sarò felice di farlo. È una farlo. Cortesia molto bella, cioè se avete una passione coltivatela. Adesso non è che ti regalano tre palline e sei un giocoliere bravissimo, ti regalano la batteria da suonare, cioè ci vuole tempo, dedizione, concentrazione, perché al giocoliere le palline cadono, al batterista stecca, al batterista sbaglia, stecca, lo senti che suona sulle bow, cioè sbaglia, quindi succede. Però bisogna andare avanti, quindi questa è la cosa importante che volevamo dire in questa diretta. Nella prima diretta di Alessio! Grandissimo! Quindi, come si dice? Ricordiamo l'invito di seguirci sui canali YouTube, perché Alessio, come si chiama il tuo canale? Come ti troviamo? Alessio dall'Armellina Official, proprio. Quindi io sono anche io lì, Nicola Virdis. Cercateci sui nostri social, vedete sempre delle cose interessanti su YouTube, Instagram. Cercateci, perché ci piace, ecco, anche interagire con gli altri. Quindi sui video poi si può vedere un po' quello che riusciamo a fare con un po' più tempo, ecco, sicuramente. Sì. E l'altra cosa che devo dire è niente, ti ho detto tutto, perché me le ho scritte le cose in un foglio vecchio, c'era un 19, qua c'è un 20, però ho scritto tutto e niente, sono contentissimo di averti, cioè di aver condiviso con te questa diretta. Adesso Alessio ha una sfida: suonare una canzone, una parte di una canzone con la batteria a 360 gradi, i BPM vedi tu, non è un problema.
Hai qualcosa da chiedere prima di salutarci? Sì, ho giusto delle domande che ti hanno fatto. E la prima è: come ti è venuta in mente l'esibizione di Italia's Got Talent e di Turnaround? Che in effetti ci ho pensato anch'io. Ma allora, fa parte di uno spettacolo teatrale di 70 minuti. C'è un perché mi giro a destra e guardo lì, e c'è un perché mi giro, cioè la canzone mi è andata bene, sono molto fortunato di aver trovato una canzone che davvero, cercavo una canzone un po' triste, malinconica, ho trovato questa canzone che, grazie mille Bonnie Tyler per la canzone, è nato così. Quindi fa parte di uno spettacolo teatrale, c'è un perché lo faccio, poi presa a parte è un'altra cosa, ecco. Non è proprio obbligatoria. Altro? Vai. Sì, l'ultima domanda per te, poi ce n'è una per me. Hai fatto qualche scuola di teatro? In realtà questa hai già risposto. Ho frequentato il biennio di formazione professionale, sono 2 anni belli, tosti, della scuola di circo Vertigo a Torino, sta a Grugliasco, fuori Torino. Intanto ha scritto, vedi, lo sapevo, il 28 maggio fa 4 anni Turnaround, Luca Filocca è il mio fonico, lui c'era quel giorno a Cagliari, allora si ricorda che 4 anni fa ho creato Turnaround. Bravo Luca, grazie, ma questa cosa mi stava sfuggendo. È un biennio professionale dove si fa preparazione fisica, acrobatica, discipline aeree, tutto quello che c'è, 2 anni di formazione continua. Poi, e poi ce n'è una per me che dice: qual è il tuo video preferito e che video porterai in futuro? Qual è il tuo video preferito? Io ho intuito che fosse fra i miei video, perché poi parla del mio canale YouTube. Quindi dei miei video in realtà non ce n'è nessuno preferito. Diciamo gli ultimi video sono sempre quelli che faccio meglio, perché cerco sempre di migliorarmi e quindi credo che gli ultimi siano quelli più professionali, diciamo. Quindi vi invitiamo, guardateli, diteci voi quelli vi piacciono di più, perché magari poi si lavora meglio, ecco, avere un feedback ci piace, esatto, parecchio. E invece che video porterò in futuro, se vuoi ti leggo qualche idea, perché io ho un quaderno dove mi scrivo tutte le idee. Allora, un attimo. Allora, un'idea è: quante volte devo suonare Basket Case per rompere le bacchette? Proprio con l'intento di romperle. Mamma mia! E quindi questo è un video. Poi, questi li ho già fatti. Volevo fare un video di Air Drum, che praticamente consiste nel suonare l'aria, proprio far finta di suonare e poi mettere in post produzione i suoni. E quindi volevo farlo. Volevo trovare un modo particolare di farlo, infatti stavo pensando a qualcosa che si potesse incastrare, perché io voto per le bacchette da rompere in una canzone, secondo me è molto interessante. E poi ovviamente cercherò di fare la sfida che mi hai proposto. Bravissimo. Cioè di suonare con la batteria a 360 gradi girando. Bravo. Vediamo magari un po' che cosa succede. E poi aspetta che vedo se allora il mio fonico ti scrive: ci sono per aiutarti con l'air drum, lui è un tecnico del suono fantastico. Salutiamo Svideo Game che va a lavorare, meno male. Comunque, sì,
seguiteci sui social, noi vi salutiamo, seguiteci per sapere più cose. Questa diretta è stata molto bella perché è la prima di Alessio. Applauso ad Alessio. E grazie, bello parlare con te, condividere momenti di vita di talent, talent batteria. Manolesta è lui. Ti ringrazio, ti saluto, salutiamo grazie. Chi ci ha seguito e grazie. Grazie a te. Ci vediamo sui social. Ciao a tutti, a presto. Ciao. Ciao. Allora, qui devo vedere cosa fai. Come fai? Non lo so. Allora, devi dirli, chiudi. Oh, non so davvero come si fa. Non c'è nessun. Ecco. Ecco, okay. L'ha trovato. L'ho trovato. Allora, ciao. Uno, ciao. Alessio dell'Armellina. Se non vuoi perderti i nuovi video, iscriviti al canale gratuitamente. Basta un click.